Allora, questa è un'altra tappa del percorso che abbiamo immaginato per recuperare l'abitudine alla discussione. Già un altro incontro il mese scorso, organizzato sempre dal comitato che in realtà si era costituito in occasione del referendum elettorale, che poi si è trasformato nel Comitato Costituzione e Democrazia. Un raggruppamento volontario, indipendente e autonomo, e naturalmente aperto a tutti, che ha il solo obiettivo di procurare occasioni per discutere insieme. È un'abitudine che comunque abbiamo immaginato che prendesse un po' tutti come necessità. Ce ne siamo dimenticati e bisogna ricominciare a parlare di tutto, naturalmente prima dei temi che sono considerati importanti dal gruppo che frequenta questi incontri. Già l'altra volta, a fine dell'incontro, abbiamo raccolto in effetti delle proposte di discussioni, e questa di oggi è sembrata quella che in quel momento era la più pressante, la più interessante per quelli che hanno partecipato. Naturalmente vi invitiamo anche durante questo incontro e alla fine, prima di andare via, di darci dei suggerimenti, di indicarci eventuali altri temi che possono essere interessanti in questo percorso. La faccio breve, io naturalmente oggi ho un potere immenso, posso decidere chi parla e chi tace. Ci diamo delle regole, spero, così le condividiamo tutti, le diciamo già da adesso. Non sono delle relazioni quelli che ascolterete, sono delle informazioni che dureranno 10 minuti e non di più. Naturalmente io poi a 8 minuti ricorderò a chi sta parlando che il tempo è trascorso e che gli restano soltanto altri 2 minuti. Dopodiché avremo la possibilità di accogliere gli interventi che ci saranno, immagino sicuramente, e a quegli interventi assegneremo un tempo di 5 minuti. Anche a loro, dopo 3 minuti, ricorderò che hanno soltanto altri 2 minuti di tempo per concludere. Questo per darci, come al solito, insomma, poi queste cose hanno un po' di margine, non è che sono così radicali come regole, però se in questo momento non dite niente, le condividete, quindi saranno queste le regole per questa sera. Si può sforare, ma di poco, una trentina di secondi, insomma, non di più. Io ve lo ricorderò. Detto questo, io comincerei subito per dare tempo anche a chi sta da quest'altra parte di riscaldarsi con le informazioni che vi propineremo, spero in un modo freddo, cioè senza esprimere le proprie opinioni, soltanto una serie di informazioni che dovranno essere utili per invogliare alla discussione. Io passerei subito ad ascoltare la prima serie di informazioni che ce le propone Bernardo Pansardi, con un titolo orientativo, naturalmente, poi vedremo come lo esporrà: I partiti nella Prima Repubblica, il senso del partito come istituzione. Vuoi cominciare subito? Buonasera a tutti. Come diceva giustamente Pippo, il mio contributo questa sera è quello di delineare a grandi linee, ovviamente, quelli che sono stati i protagonisti della Prima Repubblica, cioè della fase che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino poi alla crisi degli anni Ottanta e quindi poi con Tangentopoli. E vorrei partire per delineare un po' il tutto da un'affermazione che ha fatto un politologo, Giorgio Galli, a proposito del sistema politico italiano. Nel chiamare il nostro sistema bipartitismo imperfetto, Giorgio Galli diceva che appunto nel nostro sistema politico italiano vi sono molti partiti, ma due soli vi hanno un ruolo egemone e inconfondibile, che è quello della direzione del governo, la DC, e della direzione dell'opposizione, il Partito Comunista. La sinistra non comunista, e quindi poi sostanzialmente il Partito Socialista, con un insieme di voti che andava al di sotto, chiedo scusa, del 20%,
non può proporre un'alternativa, ma deve limitarsi a fiancheggiare o il maggiore partito di governo o il maggiore più deciso partito di opposizione. Questo per dire cosa? Che appunto nella Prima Repubblica avevamo due grandi partiti, da una parte la DC che si proponeva come partito di governo, dall'altra il Partito Comunista che era il partito di opposizione, e poi si affiancava a questi il Partito Socialista che al suo interno con le sue divisioni era un po' l'ago della bilancia e molto spesso decideva anche da che parte far pendere appunto quest'ago. Perché questo? Perché appunto bisogna partire da una premessa storica, cioè l'esperienza fascista e poi l'avvento della Costituzione, quindi l'avvento dell'Italia repubblicana. Perché in realtà dopo l'esperienza fascista, nel nostro sistema ciò che si voleva era non tanto quello di garantire una stabilità politica e quindi dare una forte impronta all'esecutivo, quanto quello di respingere il più possibile quelli che erano stati gli ideali fascisti, cioè i partiti politici a fronte dell'autoritarismo fascista sentirono l'esigenza di dare spazio e visibilità alla grande maggioranza, diciamo, delle forze politiche, piuttosto che che assicurare una stabilità al potere esecutivo. E sostanzialmente la DC e il PC nell'Italia repubblicana riuscirono ad organizzarsi come veri e propri partiti di massa che rispecchiavano i sentimenti che provenivano dalla società, ma che rispecchiavano due alternative diverse. Cioè, mi spiego, la DC è sempre stato un partito che ha in un certo senso cercato di trovare un compromesso, un equilibrio tra i vari interessi della società e tra i vari interessi dei ceti sociali, e si poneva da una parte come il partito che doveva avere il ruolo di mediazione tra lo Stato laico e la Chiesa, che in Italia ha avuto sempre una forte influenza. Dall'altro però si rivolgeva anche ad un elettorato moderato in nome del pragmatismo, cioè proprio in nome di cercare di equilibrare e cercare di mettere insieme i vari interessi contrapposti. E questo poi lo ha rispecchiato anche al suo interno. La DC era un partito, la Democrazia Cristiana era un partito che al suo interno aveva numerose correnti, non discuteva mai della sua unità, ma cercava un po' di accontentare tutti quanti. Da qui nasce poi anche il fatto che nell'ambito della Prima Repubblica non abbiamo mai avuto esecutivi duraturi, ma numerose crisi di governo, proprio per cercare di contemperare un po' quelli che erano appunto le varie correnti e quindi i vari interessi. Dall'altra parte invece c'era il Partito Comunista che, sebbene non rinnegava il suo stretto legame con l'Unione Sovietica e con l'ideologia e quindi poi con la lotta antiproletaria, nel dopoguerra però ha cercato di darsi anche una connotazione diversa, cioè non essere solamente il partito ideologico, ma aprirsi anche a ceti sociali e cercare di trovare un consenso anche in ceti sociali che difficilmente raggiungibili. E infatti il Partito Comunista ha cercato di aprirsi non solamente alla base storica del Partito Comunista era la classe operaia, ma ha cercato di aprirsi poi anche al ceto, diciamo, contadino che tendenzialmente votava la Democrazia Cristiana perché fortemente influenzato da quello che era la tradizione cattolica.
ma soprattutto il Partito Comunista ha cercato il consenso nella classe intellettuale, perché sostanzialmente riteneva che avere in mano la cultura significava anche avere una maggiore propaganda e quindi una far maggior presa su quelli che potessero essere, diciamo, poi potesse essere la coscienza sociale. Il Partito Socialista, viceversa, era un partito che ha subito una serie di scissioni, anche perché c'era un'ala del Partito Socialista che ha voluto ha voluto rompere con quella che era la tradizione del Partito Comunista per entrare a far parte poi dell'azione, diciamo, entrare a far parte dell'azione di governo. Ed infatti poi proprio l'ingresso del Partito Socialista nell'area governativa negli anni 60 ha portato alla nascita del centro-sinistra, cioè di una coalizione formata da Democrazia Cristiana e appunto una parte del Partito Socialista, che aveva come obiettivo quello di dare un assetto istituzionale all'Italia un po' istituzionale, ma più che altro di trovare delle di porre in essere delle diciamo degli interventi strutturali a sostegno dell'economia e comunque una nuova politica, diciamo, economica e industriale del paese, in risposta anche all'esigenza di eliminare una serie di divari soprattutto tra nord e sud. E un'altra parte, sì, del Partito Socialista, che invece continuava a mantenere uno stretto legame con i comunisti in nome appunto dell'ideale rivoluzionario. Appunto, se questi erano i tre partiti, nel corso poi della Prima Repubblica si assiste appunto alla nascita, come dicevo prima, di questo centro-sinistra per dare una programmazione economica e un disegno riformatore che poi sostanzialmente non è andato in porto, fu bloccato per tutta una serie di motivi, la crisi economica, l'avanzata poi del terrorismo di destra, di sinistra. Ma in realtà poi gli ostacoli più seri ad una politica innovatrice derivavano proprio dall'interno della coalizione governativa, cioè in particolar modo dall'esigenza poi della Democrazia Cristiana di dover accontentare un po' tutte le forze e le forze sociali presenti nell'Italia, che poi costituivano la base del suo consenso. Non si può tralasciare poi il fatto che si è arrivati anche all'idea di una collaborazione tra le tre forze politiche fondamentali, comunisti, democristiani e socialisti, in quello che è appunto il compromesso storico. Questo perché si riteneva appunto che bisogna, per scongiurare i rischi di soluzioni autoritarie ed allargare anche poi le basi dell'azione riformatrice, fosse necessario comunque un accordo tra quelli che erano i principali partiti politici. Compromesso storico che poi ovviamente non ha raggiunto i suoi scopi, e poi si è avuto il definitivo declino con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, che ha portato da una parte, e finisco, ha portato da una parte la Democrazia Cristiana a perdere consensi, il Partito Comunista ha subito una secca perdita appunto anche qui di consensi, e si è ritornati ad una coalizione di centrosinistra con quella che è la formula definita pentapartito, cioè dalla DC, dal Partito Socialista, dal Partito Radicale e da altri partiti minori, dove poi all'inizio degli anni Ottanta la guida è stata assunta per la prima volta dal Partito Socialista con Bettino Craxi. Concludo riprendendo proprio l'affermazione del politologo Giorgio Galli.
che sottolinea come nell'Italia sia mancata da una parte una maggioranza omogenea in grado di governare per una legislatura e quindi di impostare un programma legislativo, dall'altro un'opposizione forte da stimolare la maggioranza e da potersi porre come alternativa. E quindi concludeva Giorgio Galli, né governo né opposizione si trovano nella condizione tale da assicurare la funzionalità del sistema democratico. Grazie. Fin qui la parte ascendente della parabola che ha visti nascere i partiti e li ha portati poi fino, grosso modo, possiamo indicare il crollo del muro di Berlino, la fine delle ideologie e naturalmente poi di là l'inizio della parabola discendente. Ma di questo ci parlerà Pierluigi Scaldaferri e il tema che propone è dalla prima alla seconda Repubblica fino ai segni della crisi. Sì, buonasera a tutti. Difficile parlare di partiti politici, della loro evoluzione e anche della loro crisi che oggi stiamo vivendo senza dare giudizi di valore, come diceva anche Bernardo. Noi stasera proveremo evidentemente ad evitarlo. Io darò qualche spunto per il dibattito che ci sarà dopo i nostri interventi e che è la cosa secondo me più interessante di questa serata. Attraverso delle parole chiave o attraverso quegli anni, che sono gli anni che vanno dalla prima alla seconda Repubblica, così come sono stati in qualche modo consegnati alla storia, perché alcune cose sono state chiarite, altre evidentemente un po' meno. Abbiamo parlato dei grandi partiti di massa, molti di noi c'erano, ci ricordiamo la prima Repubblica con la Democrazia Cristiana, il centrismo, poi il centro-sinistra col Partito Socialista. E quello che ci ricordiamo è questa democrazia che è stata definita bloccata, no? Praticamente la Democrazia Cristiana col pentapartito, col Partito Socialista era al centro del sistema politico, un sistema appunto che è stato per molti anni bloccato, anche perché sembrano passati centinaia di anni, ma non è così. All'epoca c'era anche un contesto geopolitico molto diverso da quello di oggi. C'era il Patto Atlantico, l'essere da parte dell'Italia pienamente in Occidente, filoamericani, contro il comunismo e il legame del Partito Comunista alla Russia. C'era ancora una vera e propria ideologia comunista che veniva in qualche modo a scontrarsi con quella liberale e cattolica. E c'era ancora tutto quel pathos, possiamo dire, che oggi non c'è più, no? Durante la Prima Repubblica i partiti venivano anche definiti i partiti madre, i partiti chiesa. Quanti di noi ricordano che voleva dire appartenere al Partito Comunista? Quanti di noi si ricordano cosa voleva dire credere, come per molti è successo, nella Democrazia Cristiana? Io mi ricordo le lacrime in diretta di Achille Occhetto alla Bolognina e io non so oggi quanti politici piangerebbero davanti a tutti gli italiani, forse perché non sono stati rieletti, ma era un clima, un pathos molto diverso da quello che c'è oggi. Quindi partiti madre, partiti chiesa, pathos, ideologie, riferimenti anche internazionali e c'era ovviamente un voto di appartenenza. I flussi, diciamo, di consenso, i flussi del voto non erano mobili e anche abbastanza settici come quelli di oggi. C'erano delle categorie di riferimento, no? Molto più definite rispetto ad oggi. Penso alla classe operaia, penso alla borghesia, eravamo ancora in quel clima. E la prima novità, in qualche modo l'ha già detto Bernardo, la prima novità forse è rappresentata proprio da Bettino Craxi, no? Da quel, come evoluzione dei partiti, da quel tentativo che il Partito Socialista fa di operare un sorpasso a sinistra che non avverrà mai,
ma soprattutto di proporre una sinistra riformista, sganciata dalla diciamo rigidità dei blocchi sovietico e occidentale dall'altra parte, ma soprattutto con Bettino Craxi viene introdotto in qualche modo un elemento di grande novità, cioè quello della leadership forte, no? E arriviamo ovviamente alla caduta del muro di Berlino, ovviamente a pochissimi minuti, quindi devo correre, che segna in qualche modo la fine delle ideologie, quindi l'inizio di un'era post-ideologica, cioè i partiti sono più liberi, non devono per forza sentirsi orientati alla socialdemocrazia o alla liberal democrazia, ma le svolte degli anni successivi dimostreranno, col cambio del nome del Partito Comunista o anche con la trasformazione del Movimento Sociale in Alleanza Nazionale, dimostrano che siamo pronti per metterci alle spalle un certo contesto storico, alcune dinamiche sia storiche che politiche. Il pentapartito, la Prima Repubblica, naufraga poi con l'arrivo di Tangentopoli, e su quegli anni potremmo parlare ore, ma non è l'argomento ovviamente di questa sera, e quindi sappiamo tutti com'è andata: Democrazia Cristiana e Partito Socialista vengono travolte dalla inchiesta di Tangentopoli e c'è una sorta di liberi tutti, no? A quel punto arriva Berlusconi e secondo me nel dibattito di questa sera, in cui parliamo semplicemente di che fine hanno fatto i partiti alla fine, questo rappresenta indubbiamente una svolta. Rappresenta una svolta perché innanzitutto siamo in un'epoca post-ideologica, per cui Berlusconi in qualche modo a tavolino prepara un partito, prepara un movimento, una forza che avrà una forte leadership, quindi ci si apre a quello che vediamo anche oggi, cioè un forte personalismo, sfrutterà tantissimo l'effetto mediatico. Oggi ci sembra normale che i politici sfruttino quasi solo ed esclusivamente l'effetto mediatico. Il primo indubbiamente a dare una spinta in questo senso fu Berlusconi, un partito anche azienda per certi versi. Le sezioni, dove io lo ricordo negli anni 80 ma anche negli anni 70 quando io non c'ero, dove si discuteva animatamente, diventano dei club, e diciamo la semantica è importante, non è casuale. Quindi Berlusconi rappresenta da questo punto di vista veramente la grande rivoluzione. C'è assolutamente un indebolimento del voto di rappresentanza e si cominciano a intercettare voti al di là della classica identificazione di destra e sinistra. In più, ne abbiamo parlato l'altra volta, va in crisi il sistema proporzionale, identificato da molti come il male assoluto che aveva permesso ai partiti di avere quello strapotere, la famosa partitocrazia, rispetto alla quale gli italiani si ribellano, perché ricordiamoci che Mani Pulite ebbe quegli effetti enormi che tutti ricordiamo, anche perché non fu soltanto un'inchiesta, ma fu tutta l'Italia. Noi ce lo ricordiamo, che si ribellò, il popolo dei fax, le scritte sui ponti, sui muri a favore di Di Pietro. Quindi fu un fenomeno che andò molto al di là dell'inchiesta giudiziaria. Con Berlusconi arriva quindi il maggioritario, ne abbiamo parlato l'altra volta, arriverà il Mattarellum nella Seconda Repubblica, arriva la leadership forte, arriva il superamento delle categorie di destra e sinistra, e arriva però anche il bipolarismo, e vado a chiudere. Ci ricordiamo, durante la Seconda Repubblica, finalmente l'Italia all'americana, un centrosinistra e un centrodestra, quella politica dell'alternanza che tanto era mancata durante la Prima Repubblica, dove la democrazia bloccata del pentapartito non aveva permesso l'alternanza. E arriva finalmente, almeno da questo punto di vista, la possibilità
di un bipartitismo, di un bipolarismo in Italia. Le cose, ahimè, sono andate diversamente. Prima di lasciare la parola ad Arminia, quindi arrivo ai giorni nostri, e oggi sappiamo tutti com'è finita. Oggi non abbiamo più un bipartitismo, e i flussi di voto sono sempre più liberi, e c'è sempre meno rappresentanza. Se leggiamo gli studi degli analisti sul consenso, ci rendiamo conto che oggi gli operai votano Lega e 5 Stelle, magari le persone più anziane e garantite votano il PD. Quindi è un processo che sta continuando, e soprattutto è andata crescendo la cosiddetta antipolitica, l'antieuropeismo, una sorta di ribellione allo status quo che ha fatto nascere i 5 Stelle. Oggi quindi viviamo in una situazione di tripolarismo e in una situazione di crisi, direi, della rappresentanza, anche dell'offerta politica per certi versi, e di una crisi vera e propria dei partiti. Ai partiti non hanno più un elettorato di riferimento. Questa libertà del consenso, questa mobilità dei flussi di voto è un po' un cane che si morde la coda, secondo me. Da un lato i partiti non riescono più a rappresentare delle masse, degli interessi, dall'altro questa mobilità del consenso evita che ci sia quel pathos che permetta oggi ai partiti di rappresentare segmenti importanti della società civile. Oggi le sezioni, lo diciamo spesso, sono più dei comitati elettorali, non si discute, gli iscritti calano. E quindi è evidente che oggi siamo di fronte a una clamorosa crisi della rappresentanza e del sistema partitico. Grazie. Vabbè, la crisi delle ideologie, poi a questa crisi si è aggiunta, poi lo sappiamo purtroppo sulla nostra pelle, l'abbiamo imparato, la crisi bastarda, quella finanziaria, quella che non ci lascerà più come eravamo prima, insomma. Sotto questi colpi le ideologie, i partiti si sono sentiti in qualche modo inadeguati, si sono sentiti orfani prima di tutto della carica popolare, quella fortissima carica popolare che li aveva sostenuti fino ad allora. E d'altronde hanno immaginato di doversi lasciare affascinare da una finanza che è sempre più pervasiva e che in periodi di vuoti, naturalmente i vuoti li riempie tutti, insomma, per cui tutti i partiti, anche l'ultimo, l'Highlander, insomma, l'ultimo grande partito di sinistra, sembra che negli ultimi tempi abbia immaginato una direzione diversa da quella che l'aveva sostenuto fino ad oggi. Questo naturalmente è un aspetto complicato e drammatico, che credo possa essere questo una delle prossime occasioni di riflessione, immagino già di proporlo per la prossima se non ci sono altre idee. E naturalmente la società civile in questi casi, quando ci sono questi vuoti ideali, si organizza in qualche modo, reagisce, e reagisce in tante maniere. Le tipologie di reazione sono tantissime, le stiamo vedendo tutti in questi tempi, ci sono anche quelle come dire cattive. E bisognerà tra l'altro capire quale di queste ci accompagnerà nei prossimi anni e nel modo migliore. Oggi è la società civile in effetti che assume, come dire, una specie di ruolo di sussidiarietà rispetto alla mancanza dei partiti, mancanza delle organizzazioni tradizionali. Forse si sta organizzando anche in modi che provocano una reazione anche forte, anche prepotente da parte della politica, sempre quella tradizionale, insomma, che risponde spesso con magari facendo riferimento all'antipolitica, mettendo tutto insieme e parlando di populismo, dando naturalmente a queste due parole, antipolitica, antisistema in generale, populismo naturalmente un significato, una connotazione negativa. Ma di questo magari sentiremo quello che ci dice Arminia, che farà riferimento proprio ai movimenti antisistema. Buonasera a tutti. Allora, per iniziare, come
la relazione sui movimenti, io ho pensato di prendere la definizione che c'è sulla Treccani di movimento, e dice: azione convergente più o meno organizzata di più persone che hanno ideologie e programmi operativi comuni. Poi fa una differenza tra linguaggio sociologico e linguaggio politico. Nel linguaggio sociologico si parla di aggregazioni e mobilitazioni di individui che, in seguito a mutamenti socio-economici, sviluppano una coscienza della loro identità di gruppo sociale e si impegnano attivamente per realizzare un mutamento della loro condizione. Mentre invece nel linguaggio politico il movimento si oppone alla parola partito nel momento in cui va a definire un contesto di maggiore spontaneità e di minore livello di organizzazione. Quindi non c'è più la strutturalizzazione dei partiti a piramide, ma una fascia paritaria, per cui non c'è chi ordina e chi esegue o chi decide. È tutto sullo stesso piano, sono i singoli cittadini ad avere il loro potere di scelta e lo esercitano. Il movimento, l'idea di movimento quindi, è stata scelta da più individui in coalizioni, in coordinamenti, in movimenti, come risposta al sistema partitico ormai inquinato e che non rispondeva più alle esigenze di soddisfazione delle richieste da parte del cittadino. Per cui più che antipolitica abbiamo detto antisistema, un sistema che ormai non accontenta più nessuno, non piace più a nessuno. Quindi l'alternativa ha una delega data a forse dei rappresentanti che non ci rappresentano più. Come movimenti si intendono quelli dal basso soprattutto, no? Quindi appunto non più l'apice ma la base, che vuole promuovere l'associazionismo autonomo, una partecipazione sociale maggiore, tutto al fine di parlare, responsabilizzare i cittadini e arrivare ad un fine comune, possibilmente alla soluzione di un problema. I primi movimenti, diciamo così, che si creano sono i comitati di quartiere o altri comitati più ampi che non saranno di quartiere, che vogliono individuare quali siano i beni comuni indispensabili alla convivenza civile, e sono questi beni comuni sia naturali che ambientali che culturali. Quindi si tenta di fare una sorta di educazione civica a quello che è il rispetto delle norme. Per cui se noi pretendiamo che chi ci rappresenta obbedisca alle norme che ci sono stabilite, dobbiamo essere noi i primi a fare in modo di rispettare quelle norme. Tutto questo è stato definito democrazia liquida. Se ne è parlato, non se ne parla più tanto. E questa massima libertà di scelta dell'esercizio del diritto politico da parte di ogni singolo cittadino. Il problema della democrazia liquida è si riscontra nel momento in cui ci sono tanti individui, troppi individui, che devono discutere o decidere di questioni importanti come quelle ambientali ad esempio, e sono magari collocati su un territorio molto vasto. In soccorso è arrivato internet e grazie ad internet si sono formati i primi partiti pirata. Il primo partito pirata fu in Italia, poi in Germania, Svezia, eccetera, e volevano parlare di problemi pratici votando su internet, discutendone su internet, e quindi cercando di ampliare e di abbattere i limiti dello spazio. Questa cosa ha preso piede negli anni 2000, è stata sentita moltissimo in Europa e non solo in Europa, poi andremo a vedere anche i No Global all'interno della situazione globale appunto. Questa cosa è stata molto sentita e molto accettata dai cittadini liberi, individui, e non è piaciuta molto alle multinazionali e alle grandi società di controllo finanziario, di finanza globale, come la definisce qui. La JP Morgan in un documento afferma che è necessario minore stato sociale e minore stato di diritto.
le costituzioni e le soluzioni politiche nella periferia meridionale di alcuni paesi europei, poste in essere dopo la caduta del fascismo, hanno una quantità di caratteristiche che appaiono inadatte a un'ulteriore integrazione nella regione. Questo significa che lì dove ci sono delle costituzioni democratiche c'è difficoltà ad entrare e a subire, a farci subire un altro controllo. La semplificazione e il livellamento che la grande finanza vuole vanno a cozzare contro quello che invece il naturale sentimento di unione e compattazione di quello che è il singolo cittadino. Sul sito del MIUR ho trovato una cosa molto interessante, c'è un ritorno all'educazione civica, sembra, che loro chiamano cittadinanza attiva. C'è una volontà di educazione alla cittadinanza che prende a cuore parole come cooperazione, solidarietà, convivenza civile, senso di legalità, sviluppo di un'etica della responsabilità e scegliere e agire in modo consapevole. Quindi è come un risvegliare nei giovani, il famoso futuro, questa responsabilizzazione e questo attivismo a quella che è la res pubblica. C'è un ritorno quindi a qualcosa che avevamo forse perso. Ci sono alcuni luoghi in cui questo è avvenuto. A Napoli, per esempio, esiste Massa Critica, che è un movimento nato dal basso di vari gruppi che hanno deciso di mettersi insieme dopo aver fatto battaglie singole sull'ambiente, sul territorio. Parlano più che altro di tematiche sociali e ambientali e di una riappropriazione di alcuni luoghi fisici e non per la migliore gestione della società, del senso civile e civico. Parlano di agorà politica permanente che lavora su temi concreti, vale a dire loro di tanto in tanto si riuniscono nelle piazze e invitano i cittadini a proporre, votare, decidere, che è una cosa a mio avviso molto interessante. C'è un invito all'attività e non più alla delega, quindi siamo fautori noi delle nostre scelte. Nello statuto comunale di Lauria c'è anche nel titolo settimo la partecipazione popolare, quindi questa cosa è prevista, cioè noi abbiamo il diritto ma anche il dovere di impegnarci e proporre delle istanze, delle richieste, dei cambiamenti a quella che è l'amministrazione e cercare in qualche modo di far camminare l'amministrazione secondo quello che sarebbe meglio per la popolazione. Abbiamo parlato del piccolo, torniamo indietro. Allora, movimenti no global. Intanto, vabbè, il no global è stato definito così da alcuni giornalisti italiani. L'origine di questo movimento contro le multinazionali, contro lo sfruttamento, l'insostenibilità ambientale ed energetica è nata a Seattle nel 1999, dopo una conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il popolo di Seattle si riunisce sotto la sede di questa conferenza e protesta, tafferugli, violenze, eccetera, eccetera. Però si innesca un movimento di rivoluzione culturale che fa il giro del mondo e quindi nascono qua e là delle voci che diventano sempre più forti e difendono con minore paura quella che è la proprietà, no? La proprietà culturale, la proprietà intellettuale e la società. Sì. Allora, localmente abbiamo avuto il coordinamento Notriv che si è battuto per queste tematiche e dico localmente perché non molti lo sanno, il coordinamento Notriv è nato a Pisticci, quindi è tutto lucano, nel 2012 e invitava movimenti, comitati, associazioni e tutti coloro che oggi in Italia sono mobilitati per ribadire la necessità di un nuovo protagonismo delle comunità e pretendere un modello di sviluppo pulito e durevole in Italia. Quindi Basilicata capofila di una richiesta nazionale.
Ho quasi finito. Quello che succede nell'ambito politico è altro. Nasce il Movimento 5 Stelle, da una parte, che si pronuncia come libera associazione di cittadini, non vuole essere un partito politico né intende diventarlo in futuro. Vale a dire, non vogliamo strutturalizzarci come i vecchi partiti. Vogliamo uno scambio di opinioni, un confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici. Vogliamo che i cittadini rivestano un ruolo di governo e di indirizzo, normalmente attribuito invece a pochi. Dopo il Movimento 5 Stelle viene fuori il Movimento Arancione, che è quello che ha portato De Magistris sindaco a Napoli e nel 2012 ha invitato la popolazione ad animare una nuova formazione politica partendo da esperienze nate dal basso. All'interno del Movimento Arancione c'erano molti coordinamenti e comitati cittadini che si sono riuniti, hanno discusso e coordinato appunto il lavoro da fare e sono riusciti a fare dei passi notevolissimi in avanti. L'ultimo. L'ultimo. L'ultima cosa di cui volevo parlare è il Movimento Arturo, che non so chi conosce. Gazebo, è stato lanciato quasi come sfottò alla minoranza, come l'hanno definiti gli scissionisti del PD, ed ha preso piede, tant'è che qua e là in Italia, c'è la mappa Google, sono nati queste associazioni e comitati con questo nome, i giovani per Arturo, Artura, il gruppo di donne che deve stare a guardare che i numeri corrispondano maschili, femminili all'interno dei comitati, eccetera. E a questo Movimento Arturo ha risposto Civati in una maniera anche positiva. No, ha detto che al di là dello scherzo la suggestione di Movimento Arturo è non solo corretta ma necessaria, è appunto uno scherzo. Si è tirato dietro le critiche ovviamente di tutta la sinistra italiana, però ha funzionato perché i giovani stanno rispondendo bene. E con questo io finisco il mio tempo. Quindi in questa, stavo per dire marmellata, insomma, in questo insieme eterogeneo c'è tanto, insomma, ci sono anche esperienze delle più disparate, molte partono anche per esempio da un ragionamento critico sul consumo, visto che tra l'altro è proprio quella finanza pervasiva, insomma, che in qualche modo vuole porsi alla guida di tanti nostri gesti anche quotidiani. C'è per esempio già da molti anni l'esperienza dei gas, dei gruppi di acquisto solidale, ma c'è anche una serie di esperimenti che stanno prendendo piede e che sono quelli del boicottaggio, per esempio di qualche grande azienda di nostra conoscenza, insomma, giusto per non fare nome, la Nike ha dovuto in qualche modo anche modificare le proprie attività produttive proprio sulla spinta di gruppi di persone che si organizzavano non acquistando i prodotti Nike. Si è detto qualche anno fa, venne fuori l'idea, non so fino a che punto vera o falsa, che la Nike in India adottasse come lavoratori bambini, minorenni. Beh, in realtà c'è stato un movimento spontaneo su internet di quelli che si espandono non si sa bene con quali logiche, che ha interessato un po' tutto il mondo commerciale, e la Nike a seguito di questo ha dovuto fare dichiarazioni ufficiali per cui non, a quanto pare non utilizza più minorenni e ha un po' sdrammatizzato anche le condizioni di lavoro, almeno per quello che ci dice la stessa Nike, insomma, per quello che si può controllare. E questo è boicottaggio. Io mi ricordo qualche tempo fa ho scoperto che il signor Boycott, Mr. Boycott, era un inglese di fine 800 che gestiva molti terreni agrari e che utilizzava i contadini in modi molto rudimentali, abbastanza efficaci ma estremamente cattivi. E in realtà i contadini cominciarono a organizzarsi e decisero di non andare più a lavorare. Naturalmente questo signor Boycott si organizzò prima con gli amici, con i familiari per poter sopprire alla mancanza di manodopera, però alla fine fu costretto
a convenire con i suoi contadini delle misure più cristiane, insomma. E probabilmente ci fu un giornalista americano, credo degli Stati Uniti, del New York Times, che chiamò questo modo di opporsi. Naturalmente non c'erano i sindacati come li conosciamo oggi, non c'era la possibilità di fare scioperi, per cui questa prima espressione di rivoluzionaria allora si chiamò da allora boicottaggio. Ora, questa idea di boicottare commercialmente chi produce è una cosa che sta prendendo piede non soltanto dopo l'esempio della Nike, naturalmente, come consapevolezza critica, come consumo critico. Se voi vi fate il giro su internet, lo faccio spesso anch'io, insomma, comincio a trovare delle definizioni delle attività produttive, quelle che sono anche tra le più famose, insomma, e in realtà, per vere o cattive che siano, le informazioni fanno riflettere, per cui spesso anch'io, e credo che questo ormai lo facciamo un po' tutti, insomma, che capita a tutti di farlo, comincio a regolarmi sui miei acquisti. Probabilmente anche questa è una possibilità forte di quello che i nostri politici, almeno quella della politica tradizionale, hanno cominciato a chiamare da tempo antipolitica. Io voglio approfittare della mia posizione dominante per fare finalmente una citazione, non mi capita mai. Sosteneva Thomas Mann in un suo pamphlet, che io qua mi sono segnato, del 1914, Considerazione di un impolitico, queste cose che io adesso vi leggo. Se questa antipolitica, già allora se ne parlava naturalmente, vuole cacciare i politici perché incompetenti, per sostituirli con tecnici, un'altra, analoga a questa, li vuole cacciare perché ladri e corrotti. Ma l'antipolitica di protesta, dell'indignazione, dell'onestà e della legalità, per giustificata che sia, non va al di là della rabbia contro la casta, del lancio di monetine e dello sventolio del cappio. In ogni caso, questa antipolitica è rivolta non contro la politica in quanto tale, né contro un sistema da abbattere con la rivoluzione, ma contro un ceto politico che ha deluso le aspettative e che viene rifiutato con la stessa feroce energia con cui lo si era amato. Queste cose le abbiamo vissute tutti, insomma. Viene respinto come corrotto tanto quanto da esso ci si era lasciati corrompere. Ed è quindi con ogni evidenza essa stessa una politica. Quindi l'antipolitica è essa stessa una politica. Che ne dicano le organizzazioni politiche più vicine a questo periodo. A questo punto faccio un'altra citazione molto breve. C'è Marco Revelli, che insegna storia della filosofia a Genova, credo, ha scritto in un suo saggio recente Populismo 2.0. Il populismo si manifesta quando un popolo non si sente rappresentato. È una malattia infantile della democrazia quando i tempi della politica non sono ancora maturi. È una malattia senile della democrazia quando i tempi della politica sembrano essere finiti, come succede ora qui e non solo in Italia. E quando il popolo si sente inascoltato, naturalmente in qualche modo si organizza, e però ci sono, come dire, gli imprenditori della politica che comunque cercano anche di cavalcare questo orientamento. Non so, è capitato a tutti qualche giorno fa, la settimana scorsa, di vedere Macron che andava a fare il suo discorso di insediamento. Abbiamo notato tutti, credo, questa sua lunghissima passeggiata che veniva dal buio, che attraversa tutta la corte quadrata del Louvre con la piramide alle spalle, da solo, e non al sol della Marsigliese, cioè di quella dei governi francesi, del popolo francese, ma dal suono della nona di Beethoven, insomma, quindi dell'inno, naturalmente, che è di tutti. Questo per sottolineare, cioè, si è detto molto di questa passeggiata, e io a modo mio la interpreto in questo modo. Probabilmente avrò voluto dire che io sono arrivato qua senza partiti, io sono il futuro, io sono la novità, che poi sia una novità, vabbè, magari sarà tutto da vedere, probabilmente, perché è un modo come un altro, c'è una continuità, come ha detto poi la stessa Le Pen qualche giorno dopo. Quindi probabilmente adesso assisteremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, comunque a una serie di botte e risposte, insomma, tra quella che immaginiamo sia ancora la politica e quella che la politica intende come antipolitica, insomma. Tutto questo naturalmente
ci costringe ad essere molto più attenti a quello che succede, e però noi siamo in un periodo da questo punto di vista fortunato, almeno questo, perché un po' attraverso internet, un po' attraverso l'acculturazione che in qualche modo abbiamo tutti conosciuto, e non esiste forse in tutta la storia dell'universo una società così informata e così potenzialmente capace di coscienza critica, cioè di ragionare sulle cose che deve decidere. Io direi che a questo punto di cose di cui parlare, insomma, ce ne sono tante, insomma, per cui vedrei subito se c'è qualcuno che vuole iniziare. Tanto chiudiamo le porte, non si esce da qua se non si fa il dibattito. Quindi... Ah, ecco, prego. Sì, vieni, vieni. Posso fare qui? Allora io esaurisco subito il mio intervento. Credo che l'anfitrione potrà evitare di contare il mio tempo, perché, come diceva Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, sì, ma il tempo è relativo. Fin dal 1915, nella relatività generale, non quella ristretta del 5, il tempo non esiste, perciò possiamo anche evitare questa categorizzazione. Ma dicevo, Thomas Jefferson diceva che il più utile dei talenti è non utilizzare mai due parole quando se ne possono utilizzare una. Io cercherò di seguire il consiglio del virginiano. Sarò breve anche perché devo fare outing. Io sono, confesso a tutti voi, cari amici, che sono un elettore di Forza Italia. Non credo che, credo che nessuno di voi sia un elettore di Forza Italia. Forse c'è Vincenzo Del Duca, che è un estremista di centro, ma non è di Forza Italia. E come diceva De Gasperi alla conferenza di Parigi del secondo dopoguerra, so che tutto è contro di me, tranne la vostra personale cortesia. Giovenale parlava di rara avis in terris, parlando del cigno nero. Io credo che la definizione ancora più precisa sarebbe un corvo bianco. Io mi sento un corvo bianco in mezzo a tutti voi. Non sto a analizzare le relazioni didascaliche, ma non per questo meno apprezzabile, degli amici che hanno preceduto, e dico che per inquadrare, per chi non mi conosce, diciamola, il mio vissuto, io sono sempre stato, per ragioni familiari, da parte di madre, un democristiano, ma mi sono sempre sentito un anticomunista, soprattutto, anzi un anticomunisti. Non mi sono mai stati simpatici loro, né singolarmente né come gruppo. Se fossimo nel ventennio, io potrei essere a buon ragione definito un sansepolcrista, cioè un fascista antemarcia. Quando furono istituiti i fasci da combattimento il 23 marzo del 19 in piazza Sansepolcro, vi era presente Benito Mussolini e poi altre persone. E nel ventennio essere sansepolcrista significava essere stato fascista prima che il fascismo imperasse. Io sono stato berlusconiano da quando il presidente Berlusconi fece la famosa dichiarazione a Collecchio di Reno a favore di Fini come sindaco di Roma, e posso dire che lo sono tuttora, lo sono stato, lo sono e lo sarò per una serie di ragioni. Se questo non fosse un scandalo, potrei utilizzare le stesse parole che Rudolf Hess usava nei confronti di Adolf Hitler. Nei confronti di Berlusconi io direi che gli sono devoto, anzi di più, lo amo. E non voglio cambiare perché non mi piace correre in soccorso del vincitore, come diceva Bruno Barilli, e non sono un uomo per tutte le stagioni, perché non ho la statura morale e culturale di San Tommaso Moro, e poi perché è molto meno faticoso rimanere nelle proprie posizioni. Sì, faccio subito, anche se ci perdete voi, se mi tagliate l'intervento, quello che ci perdete siete voi. Ma io posso continuare anche senza microfono, perché ho una voce che stentore mi faceva una pippa, come si suol dire. Allora, i partiti, io ho vissuto
bellissime stagioni nella sezione della Democrazia Cristiana, che mi hanno formato come carattere, che mi è servito poi anche nella professione e mi hanno arricchito per l'incontro personale. E io voglio lasciare a tutti quanti voi una riflessione su cosa potrebbero essere i partiti nel futuro. Il dilemma, diciamo, che è duplice secondo me: la necessità del reclutamento di una classe dirigente che sia preparata e dedita solo al bene comune, e poi, poiché come dicevano gli antichi, carmina non dant panem, i finanziamenti. Credo che siano due problemi che dovranno essere risolti da coloro che vorranno caratterizzare i nuovi partiti. Ci sono modelli come negli Stati Uniti, in cui i partiti sono dei semplici comitati elettorali che si riuniscono precipuamente per le elezioni presidenziali e nel corso del quadriennio di presidenza difficilmente influiscono sulle decisioni dei singoli associati. E io credo che bisognerà decidere quale tipo di modello utilizzare e, ripeto, selezione della classe dirigente e finanziamento sono la base sulla quale creare qualsiasi tipo di partito. Finisco dicendo che quando io nel 94 fondammo il club di Forza Italia Laurie, io dissi: il nostro partito deve essere popolare all'esterno per rappresentare le esigenze di più vasti strati della popolazione, democratico al suo interno, perché nel 94 dovremmo poter fare a meno anche del fondatore. Ecco, temo che nelle nostre contrade, in cui vi sono degli epigomi di Kim Jong-un senza missili nucleari, ma poco ci manca, ci sono degli amati leader, questo tipo di velleità da parte delle associazioni, dei singoli cittadini, non potrà mai sortire effetto positivo. Naturalmente, come diceva il saggio, mi auguro il meglio, ma mi preparo al peggio. Grazie. Qualcun altro? Naturalmente, qualcuno ha più di 5.000 da fare, può fare il mio lotto. Mi siedo qui. Buonasera a tutti. No, un intervento, una considerazione, chiedo scusa, anche stavolta sono arrivato in ritardo, chiedo scusa. Più che altro l'avvocato Mitolo ha citato i finanziamenti, e quello che è venuto meno dalla, diciamo, prima Repubblica rispetto alla seconda è proprio il finanziamento per la formazione. Però il finanziamento della prima Repubblica erano le tangenti, non so se è stato accennata questa cosa. Quindi, diciamo, era un male che però causava un bene, che era la formazione. L'osservazione giusta è i partiti futuri, come si vede, risorse per la formazione e per la cultura proprio formativa della classe dirigente non ce ne sono, quindi io non ho soluzioni. Come risposta vedo da parte dei cittadini le associazioni, ad esempio a Laurì abbiamo 180 associazioni proprio perché vengono meno i partiti, non c'è quella aggregazione culturale, politica e sociale, quindi dei gruppi di ragazzi, di cittadini si aggregano appunto in queste associazioni con finalità ambientalistica, finalità culturali, ricreative e così via. Però io soluzioni non ne ho e non ne vedo. Vedo però dei partiti in mano a degli uomini, dei leader fortissimi, prendono la loro direzione e ci portano a sbattere, oppure ci portano a superare, quindi a avere un salto di qualità. Io questo salto non lo sto vedendo da nessuna parte, però soluzioni non ne ho, quindi la mia domanda è questa: voi che siete esperti, cioè il futuro dei partiti qual è? Perché io non ne vedo.
Cioè, vedo solamente dei partiti in mano a dei singoli personaggi carismatici, fortissimi, che però hanno fallito tutti, da Di Pietro, Berlusconi, Renzi, poi chi c'era più? Anche Grillo secondo me fallirà, perché il carisma di un uomo non può governare su tutti questi ambiti così complicati della politica italiana. Ci deve essere una partecipazione da parte di tutti, io non la vedo da parte, cioè nessun tipo di partito. Diciamo il PD è quello più strutturato sulla carta, ma poi in pratica è tutto in mano a Renzi e a chi per lui. Il 5 Stelle idem, decide tutto Grillo, Lega, Salvini, tutto in mano a dei singoli leader fortissimi. Io soluzioni non ne vedo, non mi sento rappresentato proprio, ma da nessuno proprio, cioè non c'è partecipazione, non c'è formazione culturale, non c'è progettazione, proposte, non c'è niente di niente, ma da nessuna parte. Quindi la domanda che faccio a voi, quindi il futuro qual è? Io non lo so, questo è il mio intervento. Grande ottimismo da parte di Enrico Di Giorgio, ma in realtà in qualche modo è quello che pensano molti italiani, no? Molti italiani oggi non si sentono rappresentati o comunque ritengono che l'offerta politica sia inadeguata. Io l'unica cosa che posso dire, prima di lasciare la parola ovviamente a voi, è che sì, è vero, c'erano le scuole di partito, tu dici erano finanziate dalle tangenti, non lo so. È chiaro che oggi anche i sistemi elettorali, quindi le leggi elettorali che hanno permesso di mandare in Parlamento dei nominati, hanno purtroppo contribuito al grande decadimento e al grande scadere della classe politica, perché un tempo c'erano le scuole, c'era la gavetta, c'era tutta l'attività fatta nel partito. Oggi mandiamo in Parlamento dei nominati, quindi con queste leadership forti è evidente che si tende a mandare in Parlamento i fedelissimi e non necessariamente i migliori, quindi questo sicuramente ha influito. Oggi io credo che i partiti facciano proprio fatica a parlare a un elettorato di riferimento, a scaldare i cuori. Forse oggi lo fa, è inutile nascondercelo, l'unico che lo fa è il 5 Stelle, che però per sua natura dice di essere né di destra né di sinistra, è in qualche modo la forza antisistema. Però io vedo una difficoltà dei partiti attuali proprio a parlare alle persone, no? Io penso che le sezioni siano vuote anche per questo. Al di là delle ideologie, al di là della socialdemocrazia, della liberaldemocrazia, credo che in questo tentativo di prendere i voti dappertutto, perché è di questo che parliamo, si sia persa diciamo la natura fortemente identitaria dei partiti, si siano perse le visioni, si siano perse le ricette. È quel pathos di cui parlavo nel mio intervento. Oggi non c'è, e questa è una cosa importante. Cioè io oggi non vedo nessuno che va in una sezione di partito. Ricordavamo le lacrime di Occhetto, no? Diciamoci la verità, chi va nelle sezioni è perché vuole magari sfruttare alcune situazioni, ma questa forte identità, ahimè, è venuta meno. E tu dicevi Macron in meno di un anno è uscito dal Partito Socialista di cui era stato ministro, e in meno di un anno crea un movimento. Questa è la politica oggi, un movimento che lo porta a diventare presidente di uno dei più importanti paesi europei. Con un programma, lui ha detto tante cose, lotta alle disuguaglianze, ambiente, Pippo diceva vedremo, però oggi la politica è questa. C'è qualcuno che alza la mano e in Berlusconi lo fece nel 94, ma con dietro il muro di Berlino e Tangentopoli. Macron lo ha fatto praticamente dal nulla. Oggi ha creato un movimento che si chiama En Marche, che valuteremo, di cui sappiamo poco, ma è diventato presidente della Repubblica Francese in meno di un anno. Oggi siamo purtroppo alla politica dell'uomo solo al comando, direi anche un po' di plastica, ecco, se proprio devo dirlo. E quindi io in qualche modo condivido il pessimismo di Enrico. Noi non abbiamo soluzioni, proviamo a discutere. La domanda quindi... Sì, Elena, vieni. Nel frattempo, sì, la domanda di Enrico è: in che cosa si trasformeranno i partiti? Saperlo. Prima di tutto non stiamo parlando dei partiti, parliamo di un unico partito. In Italia c'è un solo partito. L'unico che è rimasto è il vero partito. E il problema vero è che a quanto sembra di recente, insomma, abbia deciso, anziché combattere per sopravvivere o per cambiare, abbia deciso per il suicidio, ma è da lui
che verrà, da quello che verrà fuori la domanda. L'unico partito è quello. In che cosa si trasformerà? Certo, indietro non si torna. Staremo a vedere. Elena. Quando stavamo preparando questo incontro, mi è venuto sotto mano questo, che è un testo di una grande della Prima Repubblica, una ex partigiana, Tina Anselmi. Lei è stata, non è stato citato nel prima, presidente della commissione, quella su, che indagò sulla P2. La P2 è un altro momento che portò alla profonda crisi del sistema democratico italiano. Lo leggo. Alla fine degli anni Ottanta possiamo dire che in Italia la politica si stava sviluppando su una grande truffa, coperta da tante bugie, da tanti silenzi che non avrebbero dovuto esserci. Ebbene, la gente si stava accorgendo di quello che stava accadendo, solo non riusciva a spiegarselo, aveva delle sensazioni che non sapeva motivare. Io me ne rendevo conto, tanto è vero che c'erano donne e uomini di partito che trovavano sempre chi era disposto ad ascoltarli e altri che, nonostante organizzassero cene e feste, alla fine restavano solo inascoltati. Purtroppo molti politici furono compartecipi di un sistema che, anziché poggiare sul consenso, tendeva sempre di più a determinare il consenso con forme di condizionamento e, nei casi estremi, addirittura con il ricatto. Nel linguaggio dei politici si era andato sviluppando un modo di esprimersi che purtroppo sembra stia tornando in auge, del tipo: quel tale controlla tot voti, quell'altro tot tessere. Questa è la cancellazione della democrazia, perché la giusta posizione sarebbe: i cittadini controllano quel parlamentare, quel sindaco, quel consigliere. Io cittadino controllo se mi rappresenti bene. Io credo che in queste parole ci sia il senso, ci sia la direzione di dove dobbiamo andare. Allora, io ho partecipato a molte riunioni di partito e quello che manca nelle riunioni di partito è l'ascolto, ossia non sempre, diciamo, la struttura di partito, soprattutto alla fine degli anni Ottanta e degli anni Novanta, è stata tale da poter recepire il dissenso. Chi dissentiva dalle posizioni prese da parte della classe dirigente era un soggetto da emarginare, da non ascoltare, perché erano altri gli interessi che avevano in quegli anni i partiti. Cioè, il partito era diventato non più se lo è mai stato, non lo so, io l'ho immaginato così, il luogo dove nascevano le idee, dove si risolvevano i problemi della società civile, era diventato ed è diventato il luogo dove si gestisce il potere, dove il centro di tutto è l'economia. Allora si parla nelle sezioni di politica, quando nelle sezioni di partito si parla di appalti e non si parla di sociale, quando si parla di economia, quando la risoluzione dei problemi viene ridotta a problemi di tipo economico, allora non c'è più politica, secondo me. L'economia deve diventare, è lo strumento, ma non può essere il fine. Nei partiti il potere economico è diventato il fine dell'agire.
Ecco perché tutti i partiti, e in questo dico anche Forza Italia, anche la Democrazia Cristiana, dico, lui non mi, io sono comunista, quindi lui non mi... siamo molto amici, però ci sono eccezioni, come diceva. Io credo che questo sia il problema di fondo, la politica che non ascolta più i cittadini. Ok, questo. C'era il professor Stoduto. Volevo dire una cosa a proposito dell'intervento di Elena. La questione della delusione nei partiti, cioè nei confronti dei partiti, di questa politica che ha cambiato il senso di sé, è quella la delusione che poi scatta in alcuni cittadini che tentano di riunirsi e magari fanno anche delle cose buone. Appunto, ci sono dei comitati che sono riusciti a limitare i danni o a bloccare altro, e questa è una cosa che dovremmo seguire, cioè un esempio che dovremmo assolutamente prendere. Il problema è che, come diceva Mitolo, non tutti sono disposti a apparire, no? A mettersi in gioco. Allora lì vorrà dire che un coordinamento, un comitato verrà fuori prima più piccolo e poi mano a mano ci si augura vada crescendo. La delusione nei partiti c'è, è reale e non serve, non si può, ecco, come diceva Pippo, creare un qualcosa all'interno del sistema partitico per cambiare dall'interno. Bisogna pensare diversamente. A mio avviso, personalmente, credo che fondamentale sia responsabilizzarsi individualmente. Se la cosa pubblica è la cosa pubblica, è anche nostra. Quindi cominciamo nel nostro piccolo a rispettare quello che possiamo rispettare. Poi piano piano, insomma, i grandi temi verranno fuori e ce ne sono di coordinamenti, insomma, che si sono mossi, quindi è possibile. Allora, il professor Stoduto e poi c'era... Bene, sì, una nota più che altro, insomma. E intanto ritorniamo al nostro manifesto e anche al nostro gruppo. Noi siamo un gruppo molto eterogeneo, l'avrete capito, ma ci vogliamo anche presentare in maniera molto differenziata. Infatti al tavolo cerchiamo di far essere presenti possibilmente sempre nuove facce. Sapete che ci siamo formati in occasione del referendum sulla Costituzione, ma adesso ci siamo dati questo nome, Gruppo Costituzione e Democrazia. E allora, proprio perché ci siamo mossi intorno alla Costituzione, e però abbiamo come obiettivo principale, come metodo di lavoro principale, la democrazia. Abbiamo citato nel manifesto l'articolo 49 della Costituzione, e cioè il fatto che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale. Il fatto dei partiti, abbiamo visto, i partiti sono in crisi, certamente, non sappiamo dove vanno, ma io mi chiedo, ecco, i cittadini hanno il diritto, ma riteniamo il dovere, forse prima ancora del diritto, tutti i cittadini hanno il dovere di organizzarsi, taglio la questione partiti, per determinare la politica nazionale. Cioè siamo noi cittadini che abbiamo il dovere di organizzarci per fare la politica nazionale, per determinare la politica nazionale. Siamo noi cittadini tutti quanti, e probabilmente la crisi dei partiti e tutto quello che sta succedendo, anche il leaderismo a cui si è accennato, il fatto cioè che adesso andiamo a inginocchiarci di fronte a questo o a quello o aspettiamo da questo o da quell'altro la soluzione di tutti i problemi, derivano dal fatto che noi non ci vogliamo più impegnare, non ci impegniamo, di fatto deleghiamo sempre.
Pensiamo che con il voto abbiamo risolto tutto, poi con un voto dato come vuol Dio, o non dato affatto, perché ormai siamo più o meno al 50% di astensionismo, quindi figuratevi, insomma. Ma che razza di cittadini siamo se ci comportiamo in questo modo? È chiaro che non ci potrà essere un futuro, cioè non saranno più i cittadini a determinare la politica nazionale. Se devono essere i cittadini si devono muovere, cioè devono essere sempre più coscienti, e questo nostro gruppo vuole essere un'indicazione, un aiuto, insomma una spinta, non lo so come chiamarlo, in questa direzione. Cioè vorremmo essere qui a Lauria una piccola scintilla, diciamo così, per risollevare, per riscatenare il dibattito politico. Abbiamo tante idee diverse, ci sono insomma collocazioni politiche diverse, ma tutti siamo convinti che bisogna impegnarsi tutti, bisognerebbe contagiare tutti. Poi i problemi sono enormi, abbiamo, ecco, anche questo fatto qui che abbiamo deciso di far fare delle relazioni brevissime, tra l'altro relazioni a più voci, non a una sola voce, molto brevi, purtroppo tagliamo la parola a tutti quanti, perché giustamente non si può esaurire in 10 minuti un argomento enorme, ma riteniamo che poi dalla discussione, ecco, anche questo fatto che vogliamo che intervengano tutti ovviamente, quante più persone possibili, perché è dall'insieme di tutte quante le nostre voci che poi potrà uscire un arricchimento vero. Per il momento vogliamo lavorare in questa direzione, aiutateci tutti, aiutiamoci ad essere sempre più numerosi, aiutiamoci a fare politica davvero a Lauria. Allora, come spesso mi capita, sottoscrivo ogni parola di quello che ha detto il professor Stoduto. Credo. Ah, Bernardo, e poi si può accomodare quel signore. No, io, mentre il professore parlava, mentre parlava anche Arminia, faccio questa considerazione. Noi diciamo siamo delusi dai partiti, ma attenzione, secondo me, la delusione. Cioè dire essere delusi è troppo facile, cioè quello che vedo adesso è più che altro la mancanza di interesse, il disinteresse, cioè io non mi voglio impegnare, siccome non mi voglio impegnare dico sono deluso dai partiti, ma io non faccio nulla per stimolare il partito, il movimento, cioè quell'organizzazione che abbia di mira il bene comune. Quindi, secondo me, quando diciamo siamo delusi dai partiti, è un modo di dire, è una frase fatta, ma perché manca la base, l'interesse. Questa è la verità. Scusa, mentre Gerardo Perciondo si avvicina, io vorrei vedere pure il bicchiere anche mezzo pieno. Perché in realtà, giusto per tornare all'esempio francese, così non parliamo di fatti di casa nostra, quindi che uno piglia parte, ma Macron è stato eletto con il 27% di astensionismo, il 12% di schede nulle o bianche, cioè ci sono 4 milioni di francesi, che non sono poi pochi, insomma, più quelli che non hanno nemmeno votato, ai quali non piace Le Pen, ma non si sentono nemmeno rappresentati da Macron. È di quello che stiamo parlando, cioè è di tutta quella parte di società, in Francia come in tutte le altre parti del mondo, altrimenti non si spiega il segno negativo di Trump, che rappresenta gli operai, cioè le cose effettivamente cominciano a essere un po' troppo mescolate. Questa è la gente che sta reagendo, non sappiamo bene dove arriverà. Questa è una bella domanda quella che faceva Enrico. Se Enrico chiede che fine fanno i partiti, non è vero che i partiti sono finiti, certamente l'unico partito vero, e lo sostengo, è quello del PD, non esistono altri, sono movimenti, sono di tutto ma non sono partiti. Però le strutture organizzate nella politica di oggi non sono per niente finite, sono più vive che mai, non sono morte, solo che si appoggiano alla finanza, si appoggiano ai poteri, si appoggiano, fanno il filo alle banche, cioè hanno immaginato che non fosse più necessaria quella carica, o che fosse antipatica, diciamo, difficile da gestire, quella carica popolare che li aveva portati a nascere e poi a maturare. Probabilmente il futuro non sarà la parte formale della politica, sarà questo insieme di cui ancora non sappiamo
qual è la direzione giusta. Probabilmente verrà fuori in tempi brevi o lunghi, non lo sappiamo, insomma, certamente questa è la parte poi bella e terribile del momento che stiamo vivendo. Gerardo, se vuoi venire. Permettetemi di chiedere scusa a Gerardo Melchionda di Libera, che conosco benissimo, ma ho detto quel signore con la maglia arancione perché c'è un faro in faccia e non vedo niente. Ciao. Grazie e buonasera. Io volevo fare una riflessione sulla... Probabilmente rimetterò in discussione una serie di cose, sicuramente, insomma. Ma abbiamo deciso che i partiti sono ormai finiti, insomma, mi pare, no? Ecco. Perché diversamente, se non lo abbiamo definito, la risposta di Enrico potrebbe essere il partito. Ma è chiaro che è un partito che ha bisogno di essere rivisto. Nel momento in cui si è capito che il formaggio è un alimento che contribuisce all'aumento del colesterolo, non è che sono stati chiusi i caseifici, sono state semplicemente dette date delle indicazioni a chi mangiava il formaggio di ridurre la quantità o eventualmente di farne a meno per alcune cose. Io credo che il partito, nel momento, perché poi storicamente, no, classicamente lo avete detto anche in un tempo e siete stati molto bravi perché avete dovuto in 10 minuti ognuno parlare di quello che probabilmente ha bisogno di veramente di giornate di studio. Però detto che in un momento particolare della nostra vita, della nostra storia, che poi coincide in parte con Tangentopoli, probabilmente ha origini e ha radici molto precoci e comunque prima di Tangentopoli, i partiti terminano perché c'è una volontà popolare che li fa terminare probabilmente. Io credo invece che c'è stata una volontà della dirigenza del partito che ha voluto cancellare se stesso e gli errori che ha fatto. Probabilmente la base non è stata così forte allora per poter correggere gli errori. Avrebbe potuto farlo. Con questo non significa che dobbiamo rimanere su una staticità politica e quindi una istituzione che è quello del partito, che poi del resto l'articolo 49 della Costituzione, non dando come dovere, e quindi i suggerimenti che prima Francesco faceva e che voi avete fatto, del resto anche Bernardo lo coglieva nell'ultimo riferimento quando diceva impegniamoci, beh, mi pare che se non dovessimo eventualmente ritenere il partito o un movimento che poi è simile al partito, lo possiamo chiamare come vogliamo, ma veramente diventa il fallimento della democrazia. Nel bel libro di Marco Revelli che Pippo citava, Populismo 2.0, al di là della malattia senile o malattia infantile della democrazia, beh, si parla di un dato importante. Si vuole riscoprire e si fa una domanda, Marco Revelli fa una domanda a tutti noi in cui dice: i grandi temi, le grandi questioni che vanno dalla immigrazione, dalla migrazione degli uomini nel mondo, dalla questione ambientale, che poi afferiscono tutti al tema classico della democrazia in generale, come possiamo, come immaginiamo di affrontarli con forme di grande eterogeneità, se ancora noi abbiamo nelle istituzioni la necessità di avere dei capi, dei referendi, di amministratori? Non abbiamo una democrazia che assembleare o comunque partecipativa. Diciamo anche nei comuni bilancio partecipato semplicemente perché annunciamo che faremo il bilancio oppure enunciamo i dati del bilancio. Ma bilancio partecipativo è qualche altra cosa, sicuramente voi meglio di me lo conoscete e sapete che cos'è. Però abbiamo bisogno di fare questo passo oltre. Io credo, per tanti anni ho militato nel Partito Comunista, e ho militato dopo il Partito Comunista in Rifondazione Comunista, ancora sono iscritto a Rifondazione Comunista, siamo i pochi 10-12 iscritti nella regione, ci rincorriamo ogni tanto per cercare di avere la fortuna di ritrovarci per pensare o credere ci siamo o non ci siamo. Abbiamo fatto anche un congresso ultimamente nazionale, abbiamo rinnovato anche il segretario, nessuno se ne è accorto probabilmente. Ma con questo non significa che non ci siamo stati, non ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato di questi temi, così come ne state parlando voi, come lo state proponendo voi. Ne abbiamo parlato ad un'assise che era nazionale, probabilmente 200-300 persone, a Rimini, e abbiamo immaginato che si potesse eventualmente realizzare in quel momento
anche l'opportunità di una risposta a questi problemi, ma come partito. E vi dico la sincera verità, che oltre a questa domanda che voi state ponendo e che noi cerchiamo chiaramente con grandi difficoltà di rispondere, con tutti quanti chiaramente, beh, noi abbiamo immaginato anche un modello di vita. Il partito, e questo mi tutelava, vi chiedo scusa se questa cosa, ma dico, questo, sì, ho finito, ma solo questo voglio dire, la questione di un modello di vita, di un modello di società, di una vita dove io posso ritrovarmi insieme agli altri, sia nel dolore che nella felicità, beh, io la immaginavo tutta, cioè tutta con quei compagni che erano pochi, intorno a me, vicino a me, che pensavano lo stesso modello. Con questo non significa che abbiamo bisogno di un modello unico, probabilmente, di sviluppo del mondo, ma ero contento di stare là, perché quel momento mi impegnava, faceva quella cosa a cui ci chiamava Francesco prima, Francesco Stoduto. Non possiamo stare fermi, abbiamo bisogno di impegnarci, impegniamoci come vogliamo. Io personalmente ritengo che il partito sia ancora una forma possibile di impegno democratico, di impegno condiviso, soprattutto di grande impegno, di luogo dove è possibile. Del resto l'alternativa al partito è un partito cattivo, quello che si sta realizzando. Non è un partito nuovo o un modo nuovo, è un modo abbastanza problematico di incontrare i problemi. L'altro aspetto, che sarebbe l'aspetto volto, è quello della comunicazione. Probabilmente è cambiata la comunicazione, il modo di comunicare, giustamente pure. Probabilmente noi ancora siamo legati alla questione della riunione, ancora facciamo le lettere, cioè ancora scriviamo e portiamo la lettera all'iscritto. Probabilmente siamo 10, ce lo possiamo permettere. Oh, probabilmente è difficile, immaginate questa situazione in un movimento o in un partito come il PD o 5 Stelle, visto l'utilizzo anche della telematica. C'è qualche altro intervento? Mi proteggo dalla luce perché sennò sbaglio nome. Nella Spina, prego. Micidiale col faro. No, io esprimo quello che è il mio pensiero. Il manifesto dice: i partiti sono partiti? Sì, ma per ritornare, cambiati sicuramente. Perché? Perché una comunità politica, va bene, può esistere come movimento, ma avrà bisogno prima o poi di essere governato, cioè di essere guidato in qualche modo. Con la partecipazione sì, però occorrerà comunque darsi un'organizzazione, perché altrimenti finisce, una volta che vengono soddisfatti i bisogni della società, perché fondamentalmente la politica cosa fa? Deve rispondere alle richieste, alle esigenze che viene dai cittadini, che sono di tipo economico, di tipo culturale, di tipo sociale, di tutto quello che ci vogliamo mettere dentro. Di conseguenza, per poter governare questi aspetti, la partecipazione dei cittadini conta, e conta la consapevolezza, su questo sono d'accordo, sull'importanza del movimento, ma alla fine un'organizzazione occorre, altrimenti non si governano i fenomeni, cioè i processi proprio che sono legati all'evoluzione di una comunità e quindi di una società. L'altra riflessione che volevo fare, scusate, ma ogni tanto mi sfugge il pensiero, è che uno dei motivi per cui la vita politica all'interno del partito è finita e c'è questa disaffezione soprattutto da parte dei giovani che vanno poi verso i movimenti, perché è l'impotenza di poter
incidere, partecipare, che fa allontanare tutti. Io ho avuto esperienze di partito, soprattutto nell'ultima fase, nella fase proprio della grande crisi. Il problema è, come diceva Elena, non si discute, si discute di potere, ma se si tenta di affrontare un problema, di confrontarsi, cioè il confronto proprio era completamente negato e di conseguenza emarginato chi voleva discutere. Quindi il punto qual è? Non è il partito in sé che non può svolgere la sua funzione, che secondo me è importante comunque, quella di governare insieme con i cittadini quelli che sono poi i processi, ma c'è bisogno che si dia spazio. Io porto l'esempio di un'esperienza fatta da qualcuno a Lauria Inferiore, che a un certo punto ha invitato dei giovani a svolgere in un'associazione l'attività dell'associazione, ma ha affidato completamente a loro, cioè come persona adulta si è in qualche modo fatto da parte ed è diventato riferimento. Ma se non si dà questo spazio, ma i giovani hanno ragione a dire che non ne vogliono sapere, quindi abbiamo una grande responsabilità. Io spero che si possa continuare a discutere, era un mio pensiero, grazie. Di volontari possiamo cominciare a interrogare dal posto. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Io scusatemi, ma vi vedo poco perché non sono abituato ai riflettori. C'è qualcuno che vuole intervenire? Rita, vuoi dire qualcosa tu? Crisostomo. Va bene, non è necessario che siano 42 gli interventi, io credo che non è per niente più. Io credo che già possiamo stare. Ah, ecco. L'assessore Amato. Oh, diciamo che spintamente ti hanno messo sotto. Innanzitutto buonasera, vi porto i saluti anche del sindaco che si scusa per non essere venuto. Grazie per aver organizzato questo momento di riflessione in questo che è il maggio culturale. Voi abbiamo, come amministrazione abbiamo voluto dare questa impronta a questo mese di maggio con una serie di attività. Ben vengono anche questo tipo di convegni perché sicuramente servono a farci riflettere e la partecipazione credo che sia abbastanza soddisfacente da parte degli organizzatori. Per il tema dei partiti, io sono d'accordo con gli ultimi interventi che si sono succeduti, il professor Stoduto, il professor Marchionda e anche Nella. Il ruolo dei partiti oggi, insomma, siamo convinti tutti che i partiti sono in crisi, però il modello di partecipazione è sì quello della cittadinanza attiva, però io credo che ancora sia, come ha detto il professore Marchionda, sia quello dei partiti. Ci ho creduto, ci continuerò a credere fino a che insomma riterrò di dover essere impegnato e direttamente in politica e anche come cittadino attivo. Però ricordo i miei albori. Io mi sono iscritto al PDS nel 1995 perché pensavo che appunto la partecipazione alla cittadinanza attiva potesse passare dai partiti per dire la mia all'interno di un contesto anche diverso, un contesto diverso per chi si approcciava da giovane verso quel mondo in cui ancora c'erano i partiti, quindi un mondo in cui poi il PDS, voi fate riferimento all'esperienza culturale e quindi anche un'organizzazione insomma, impegnativa dal punto di vista non solo politico ma dal punto di vista dell'impegno e della,
e delle cose che dovevi dire in, in un'assemblea, perché non era semplice, non era semplice per un giovane e non era semplice appunto per il contesto. Però pensavo che quella era la forma organizzativa per governare i processi, come diceva giustamente Nella, perché quello era all'epoca lo spazio che ci veniva offerto. Io lo volevo, ho voluto come, riempirlo per quanto mi riguardava, e chiedevo anche ai miei amici: se non vi convince il PDS, la Democrazia Cristiana, insomma qualsiasi altra forma partitica, trovatene una che sicuramente il panorama era molto più ampio all'epoca di oggi, del tripartitismo di oggi. Sicuramente ci poteva essere lo spazio per tutti e per le idee di tutti. Io a questa cosa qui ancora ci credo, quindi ben vengono però i movimenti, perché servono a stimolare e la partecipazione dei cittadini e anche noi come amministratori, come diceva chi mi ha preceduto. Però penso, voglio ancora credere che la forma partito sicuramente vive un momento di crisi, un momento con tante difficoltà, con tante imperfezioni che sicuramente ci sono, però voglio credere che ancora sia una forma che possa dare delle risposte anche alle giovani generazioni. Mi fermo e vi ringrazio innanzitutto e ringrazio ancora gli organizzatori del convegno. Grazie all'assessore Amato. Forse Gianna Pierro voleva intervenire. Ok. Buonasera a tutti, vabbè, io farò un intervento breve, giusto qualche considerazione su quello che è il mio pensiero. Intanto ringrazio voi per l'esposizione che avete dato questa sera, breve, concisa, ma anche sicuramente utile, e sono contenta comunque della partecipazione che c'è stata, perché come diciamo sempre, come dice sempre anche e come dice anche il nostro manifesto, i partiti sono partiti, ma quello che è importante secondo me è che resti, come abbiamo detto più volte, la partecipazione attiva dei cittadini. Quello che penso, che mi veniva in mente mentre ascoltavo tutte le riflessioni, è che c'è secondo me una tendenza in questo momento, al di là della perdita dell'ideologia, no? Della perdita dei partiti, la destra, la sinistra che si mescolano, il problema che riguarda l'avanzamento dei movimenti, ma io onestamente non lo trovo un problema, forse sono un po' di parte a parlare di questo, però se i movimenti interpretano il malcontento dei cittadini, e non sono mica una cosa negativa, vuol dire che i cittadini hanno la sensazione che qualcosa non va e in qualche modo si avvicinano a quelli che li rappresentano di più, perché questa è la cosa importante. Se io dovessi scegliere il mio politico ideale, non lo andrei a pescare in uno che non ha mai subito sulla sua pelle quelle che sono le scelte politiche dei partiti, io lo andrei a pescare in uno che sa che cosa si passa ad avere una riforma della pensione che non coincide con quelle che sono le mie aspettative, ad avere un calo della meritocrazia che è assoluto. Io lo dico perché quando mi guardo attorno, cioè lo dico spesso, lo ribadisco spesso, io sono un geologo. Che cosa credete che possa avere un geologo nella società attuale? Cioè molti dicono, che bella laurea, che belle cose che fai. Antonino mi fa di sì con la testa. Il geologo ha perso completamente la sua dignità professionale. Vi dirò di più, l'ENI, negli uffici dell'ENI, mi giunge voce che il geologo non ha nessuna importanza. Quelli che hanno importanza sono quelli che mettono firme e sono d'accordo nello stupro dell'ambiente. Se il geologo alza la mano e dice non si fa, non viene ascoltato da nessuno. Allora, oltre al calo forte delle ideologie, c'è anche un calo forte di noi stessi. Abbiamo perso i valori, cioè quello che io dico, non si deve demonizzare il nuovo che avanza semplicemente perché il nuovo che avanza non è allineato. È inutile parlare di nuovo se quel nuovo ha comunque delle origini che sono legate ai vecchi meccanismi. Parliamo sempre di Tangentopoli. Tangentopoli è stato il meccanismo che ha fatto scattare la perdita proprio della sensazione dell'uomo politico. L'uomo politico era quell'uomo che lavorava per il bene pubblico e che era la persona retta e corretta da stimare, che ci poteva guidare. Nel momento in cui viene a sapere
che è peggiore degli altri, è naturale che hai una delusione forte. Allora io quello che voglio dire è che la cosa importante è che deve esserci sicuramente partecipazione da parte di tutti i cittadini, ma ci deve essere anche una presa di coscienza nostra, di tutti, nel pensare che dobbiamo combattere per gli obiettivi comuni, l'onestà, la meritocrazia, il ritorno a una vita felice per tutti, perché è quello di cui stiamo parlando, e non accettare, bocciare i politici che invece fanno altro da quello che è la politica, da quello che è la vita pubblica. Non ci vuole niente, bisogna punirli, bisogna dire basta, fermati e fai andare avanti qualcun altro. Se quel qualcun altro ti delude, fermati e fai cambiare di nuovo. Questa secondo me è la coscienza che deve prendere il cittadino. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare non è tanto che fine faranno i partiti, che fine faremo noi se continuiamo ad accettare tutto senza dire niente. Grazie. Ah, forse Gabriele. E poi ci avviamo direi a conclusione. Grazie, verrebbe da dire con una storiellina: c'erano una volta i partiti, c'erano una volta le sezioni fumose, dove si discuteva per ore e ore, però insomma alla fine si arrivava anche a decisioni. C'era, voglio dire, autorevolezza anche nei partiti. C'erano personaggi autorevoli, e vi racconto piccolo episodio dei miei tempi quando avevo i capelli bianchi. Nella sezione del Partito Comunista Italiano di Lauria c'era al tavolo della segreteria, della presidenza, insomma, c'era un che era, come dire, occupato dai dirigenti, e dai dirigenti autorevoli. Crisostomo Dodero mi potrà confermare. C'era un divano che io da giovanissimo, no, quasi lo vedevo, non dico come un trono, però dico era piuttosto ambito sedersi a quella postazione. Crisostomo lo conosce, lo conosceva per averlo utilizzato. Beh, quel divano, poi una volta al di fuori delle riunioni mi ci sono seduto, era di una scomodità tale, era scomodo, però forse era il giusto come dire, pegno e prezzo da pagare per essere seduti là. Insomma, quella poltrona, quel divano era, come dire, non molto agevole da utilizzare, quindi chi stava là ci stava a giusto titolo, perché era autorevole. Oggi invece vediamo un po' vediamo autoritarismo. Quale autorevolezza? E, i giovani sì, entravano nei partiti, però mi ricordo noi giovani, Antonino forse l'ha fatto meno, però cominciavamo con l'incollare i manifesti durante la campagna elettorale. L'hai fatto pure tu. Oggi c'era la formazione, oggi nei partiti o quello, ciò che sono, o altro movimento o altro, forse formazione, anzi forse senza forza, non lo so, perché non ci sto più, formazione non ce n'è più. E quindi non si, penso, credo io che non si cresca più. Noi siamo riusciti anche a crescere, male forse siamo cresciuti, ma siamo riusciti anche a crescere con quell'esperienza. Ci si divideva ai tempi dei congressi, ci si divideva, due minuti vado, finisco, su tesi, su mozioni, non su chi debba fare il segretario. Cioè, voglio dire, il partito di una volta mi dava la visione del mondo, come giustamente diceva Gerardo prima. I movimenti, secondo me, sono, è vero che hanno occupato lo spazio lasciato libero dei partiti, ma secondo me sono anche per certi versi
non dico antidemocratici, fra molte virgolette, mi spiego che voglio dire. Perché c'è un movimento contro le trivelle, poi c'è un movimento contro le centrali nucleari, c'è un movimento contro i pesticidi, c'è un movimento contro l'erba alta. Per stare dietro a tutti questi 10 movimenti e per partecipare bisogna dividersi in 10, in 100. Prima c'era il partito, tutto veniva discusso più o meno, bene, male, nel partito. Oggi questo manca, e questo forse che deve ritornare. E poi fino a quando ci sarà questa divisione, noi cittadini, loro politici, ci sarà ancora molto da fare. Non riesco manco a leggere più che ho scritto. C'è questa divisione, e questa divisione è un male, o uno dei mali che ancora ci affliggono. Per finirla, quando ho smesso di fare politica attiva, più di uno, anzi quasi tutti, mi hanno detto: ah sì, bravo, hai fatto bene. Non so se me l'hanno detto perché finalmente mi toglievo dai piedi, perché ero incapace probabilmente, oppure perché pensavano per il mio bene, cioè hai fatto bene a startene fuori, perché la politica, insomma, come si dice comunemente, non è cosa buona. Ecco, io vorrei, non a chi smette di fare politica, ma a chi magari un giovane che comincia ad impegnarsi, che qualcuno, più di uno, dicesse a questo giovane: hai fatto bene non a smettere, ma a cominciare. Io in realtà ho preso la parola, ho fatto tutto questo pistolotto, non era questo quello che volevo dire, ma volevo dire solamente questo: che il libro che è capitato fra le mani a mia moglie, io ho regalato io, poteva pure dirlo. Grazie. Va bene, allora, ultima chiamata. Non c'è nessuno che vuole più intervenire. Allora, qui non si traggono conclusioni. Ah, Guido, sì. Vabbè, scusami. Mentre Guido si avvicina e guadagna il microfono, mi dispiace che se ne sia andato l'avvocato, sbaglio. L'avvocato Mitolo, perché tornando a quello che diceva Gabriele, fu proprio Berlusconi, non so se vi ricordate, tra le tante innovazioni, ripeto, non diamo giudizi di valore, a dire: basta politici di professione, basta partitocrazia, apriamo alla società civile. È un po' come le correnti, no? Dipende da come si usano certe categorie. Le correnti potevano avere una funzione, poi se diventano un modo per spartire ne hanno un'altra. Aprire alla società civile, a gente che dalla mattina alla sera vuole diventare statista, non sempre è una buona idea. Prego, Guido. Buonasera. Dunque, io sono della vecchia generazione, quindi sono tra quelli nostalgici dei vecchi partiti, diciamo così. Però stasera sono andato un po', prima di venire, a rileggere qualcosa sulla società liquida di Bauman, velocemente per la verità. Ci ho ritrovato proprio la sensazione che vivo io in questo momento, e penso molti anche di voi, cioè la crisi dello Stato. Prima di tutto la crisi delle ideologie, non ci sono più, cioè sarebbe assurdo pensare adesso, cioè pensate un po' a quella che era l'ideologia comunista, cioè proprio c'era il Partito Comunista, era un partito rivoluzionario, si definiva così, perché aveva intenzione di creare un nuovo tipo di società, e questo era un'idea che attirava, diciamo, molti adepti da tutte le classi sociali, dai contadini, dagli operai. C'era questa speranza e c'erano, diciamo, un'ideologia molto ferrea, e c'era un'organizzazione anche molto ferrea. Ora invece tutto questo non c'è più, e io mi sono fatto la convinzione che questa crisi dei partiti sia irreversibile. Cioè adesso ci troviamo in una società in cui non soltanto non c'è l'ideologia, ma non ci sono più i partiti, ci sono dei capi partito. Mi dispiace anche per il PD, che ha conservato forse una qualche forma di organizzazione dei vecchi partiti, ma a me sembra che oramai anche il PD non sia più un partito così come si veniva inteso una volta. C'è un'organizzazione di massa che
partiva dalla base e arrivava al vertice, quindi si discuteva, come si dice, nelle sezioni anche di un piccolo paese, e anche quello che si decideva quando c'erano le elezioni, penso che molti di voi lo ricorderanno, si faceva l'analisi di quello che era successo nei vari partiti. Quando succedeva qualcosa, le Brigate Rosse per esempio, si discuteva, si analizzava, si rifletteva e poi si prendevano delle decisioni, si confrontava anche con gli altri partiti. Tutto questo non c'è. Adesso si discute per vedere come avere consenso, come riuscire a far votare il segretario del partito. Il segretario del partito decide, a volte ci chiediamo anche noi, ma decide in base a che cosa? Qual è, da dove viene questo progetto di riforme che ci viene presentato? Da chi? Chi è che ha deciso che bisogna fare le riforme e questo tipo di riforme? Chi lo decide? Non lo sappiamo, perché non si discute da nessuna parte. Ci viene detto che per se ci vogliamo salvare dobbiamo fare le riforme. Lo dice Renzi, lo dice la Merkel, ma non ci rendiamo nemmeno conto, secondo me, chi è che ci suggerisce queste riforme. Quindi io credo veramente, purtroppo, che questa crisi sia irreversibile. È qualcosa di speranza, diciamo un'idea di speranza, mi è venuta proprio dai discorsi che sono stati fatti questa sera, dove si è parlato di partecipazione, di responsabilità, di cittadinanza attiva, via dicendo. Tutte queste cose sono positive, sono importanti. Secondo me dobbiamo veramente ricominciare tutto da capo, perché l'organizzazione partitica, che c'è stata, e anche sindacale credo, che c'è stata prima, non esiste più. Cioè c'è stata una come un cancro, per cui questi partiti che sono nati, cioè il primo partito che noi conosciamo di massa è il Partito Socialista, ma è nato dalle fabbriche, è nato dagli operai, è nato dai contadini, è lo stesso Partito Popolare, la stessa Democrazia Cristiana, è nato così. Prima ancora di essere un partito, anche la Democrazia Cristiana era un insieme di associazione in mezzo alla gente, in mezzo di mutuo soccorso, presso gli operai, presso i contadini. E quindi questi partiti di massa sono nati da là, sono nati dal popolo. E poi poco alla volta sono diventati invece partiti di vertice, partiti dove l'ideologia non faceva più da tramite con gli interessi e i bisogni del popolo, ma faceva da tramite con qualcosa di lontano, di astratto, addirittura di straniero, cioè l'Unione Sovietica per esempio. E quindi adesso non è che posso sintetizzare tutta questa storia, che è molto complicata e difficile, però io ritengo che bisogna veramente ripartire tutto da capo, non dobbiamo scoraggiarci. E anche tutti questi movimenti che esistono, sì, ho capito quello che diceva Gabriele, che è difficile seguire tutti questi movimenti, però si può partire proprio dai bisogni locali, e anche gli stessi politici onesti e volenterosi e sinceri devono partire dall'ascolto dei bisogni della gente, perché non si può più andare dalla gente e dire devi votare questo, devi votare quell'altro per questo e per quello. No, deve andare lì e deve ascoltare, deve cercare di capire quali sono le situazioni dei giovani, quali sono le situazioni degli operai che hanno perso il lavoro, degli studenti, degli insegnanti e via dicendo. Dobbiamo partire da lì, dall'ascolto, e soltanto così anche noi stessi, questa, penso che questa associazione Costituzione e Democrazia ci dà due punti di riferimento importanti: Costituzione e democrazia. Partiamo da qua, e forse in questa maniera penso che sicuramente poco alla volta ne usciremo fuori. Grazie. Io devo confessare che mi sento pure un po' a disagio quando mi sono convinto a contingentare i tempi di intervento, perché ho capito che questo era soltanto un modo per cominciare, quindi le cose che abbiamo tutte dentro da dire avremo modo di farle anche successivamente. Siamo bizantini, lo so, abbiamo bisogno di parlare molto, per cui magari le battute servono per colmare il disagio, l'ansia, per fare quello che impedisce di parlare. Noi abbiamo comunque la necessità di procurarci anche altre occasioni di discussione. Invitiamo chiunque ne abbia voglia a partecipare ai nostri incontri. In effetti questo è un raggruppamento volontario, indipendente e aperto comunque a tutti. Non è detto che non ci si ritorni su alcuni dei temi che abbiamo già trattato, vorrà dire che c'è bisogno ancora di ulteriori discussioni. Penso alla legge elettorale.
forse probabilmente avremo a breve occasioni anche di discutere sulle regioni. Siccome lui non vuole fare gli altri cinque, allora chiudiamo intanto, dopo di Francesco ci sentiamo tutti liberi, insomma lo facciamo chiudere, anche se non è una conclusione, non si conclude. No, non voglio concludere, ovviamente non tocca nemmeno a me. Volevo dire alcune cose, visto che Pippo all'inizio ha detto anche quali idee ci sono per i prossimi incontri. Mi sono appuntato alcune cose. Intanto l'avevamo detto anche tra di noi. Potremmo provare, ma dobbiamo discuterne, vediamo un po' poi che cosa sceglieremo, di vedere la situazione politica a Lauria, anche in senso storico, più o meno come abbiamo fatto. Questo è un po' più caldo come tema, ma comunque penso che sia interessante. Vabbè, Antonino, diciamo, potremmo cominciare molti decenni prima che ci fosse lui, ma comunque vabbè. Poi c'è invece un altro tema che è uscito fuori anche l'altra volta, c'è il problema dei poteri reali, quelli che veramente contano a livello mondiale. Qui ovviamente Lauria c'entra poco, in contrasto con il potere popolare, che è invece quello a cui aspireremmo noi. E mi suggeriva invece Giuse, anche si potrebbe provare, ma questo è un discorso un po' diverso, il potere della burocrazia e di tutta la struttura, e qui Antonino ci dovrebbe dire qualche cosa. Quindi ci sono questi argomenti, ma ne possono uscire pure altri. Una piccola nota, si è parlato un po', si cominciava a litigare fra meglio i partiti, riformare i partiti oppure lasciarli perdere e provare a fare altro. Io direi che accettare tutte le soluzioni, cioè il problema è l'onestà individuale, l'onestà personale. Se uno si impegna veramente in senso serio per il bene comune, potrà fare bene in qualsiasi struttura. Se invece vuol fare soltanto carrierismo o altre cose del genere, farà male dappertutto. Quindi rispettiamo tutte le scelte, poi ognuno ovviamente farà le sue decisioni, anche perché lavorare dal di dentro, lavorare dal di fuori certe volte è un falso problema. In realtà poi siamo tutti nella stessa barca, nello stesso calderone, ormai l'abbiamo imparato. Vabbè, adesso le conclusioni. Vabbè, perché no, il tema della finanza per esempio, oppure delle povertà. Vabbè, io intanto vi saluto tutti e arrivederci alla prossima occasione.